Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel coro dove i frati quotidianamente recitano la liturgia delle ore, i vespri, le lodi mattutine e gli altri momenti di preghiera e di meditazione personali. Noi chiaramente con il permesso del guardiano ci ritagliamo anche noi un piccolo momento per raccontarvi quello che accadde nel 1913. Padre Pio scrive da Pietrelcina. Sappiamo che Padre Pio era nella sua Pietrelcina perché una strana malattia lo costringeva a stare lontano dal chiostro. E lui scrive a Padre Agostino il 26 novembre: Gesù vi assista sempre e vi faccia santo. Ho raccomandato a Gesù l'affare di quelle due anime, ma Gesù ha creduto bene di non darmi risposta alcuna, e né tantomeno ho da sperarla in avvenire, avendomelo proprio suggerito Gesù con un mezzo sorriso in bocca. Non so adesso cosa fare più, ma sebbene non ho da aspettarmi risposta alcuna. Pure non mi sento stretto da nessun obbligo che mi impedisce di raccomandare questo affare al Signore, a ciò che tutto si svolga secondo la maggior gloria di Dio e salute di dette anime. Questa preghiera non solo non posso cessare di farla, ma non debbo, avendomelo Gesù stesso suggerito. Raccomandate però a queste anime la calma, la tranquillità, l'illimitata fiducia nel Celeste Padre, poiché tutto succederà per il meglio delle loro anime. Non si preoccupino affatto per questo affare, perché lo Spirito viene sempre a scapitarci. La preoccupazione, a seconda della maggiore o minore sua intrusità, va scemando la carità nei cuori e la fiducia di Dio. Questo non deve sembrare piccola cosa, poiché tutto questo impedisce allo Spirito Santo di poter agire liberamente nei cuori. Quindi il racconto di Padre Pio a Padre Agostino: Gesù non risponde, ma la preghiera continua.